Ciao a tutti. Il 2020 sta volgendo al termine, un anno che ci ha riservato molte complessità da affrontare, molte difficoltà da risolvere, un anno inaspettato perché nessuno avrebbe mai potuto pensare di essere travolti da una pandemia che ha sconvolto il pianeta. E in questo scenario guardare al futuro è l'unica cosa che dobbiamo fare. E il Movimento 5 Stelle ha sempre saputo farlo, grazie a momenti di confronto, grazie a momenti di discussione, come quello che ci apprestiamo a vivere in questo weekend, sabato e domenica. Le nostre imprese hanno bisogno di innovarsi, di innovare processi, di innovare prodotti. C'è bisogno di formazione per garantire che le tecnologie di frontiera, quelle ancora immature, ma che avranno un tempo di maturazione molto rapido, possano avere delle persone formate che le utilizzano, che le capiscano, che le sviluppano. C'è bisogno di digitalizzazione, c'è bisogno di banda larga, c'è bisogno di società delle reti, delle tecnologie, c'è bisogno di cloud, c'è bisogno di investire perché le nostre imprese possano avere un'impronta ecologica la più piccola possibile. C'è bisogno di mettere da parte il si è sempre fatto così per andare verso orizzonti nuovi e diversi, per stravolgere paradigmi che diamo tutti per scontati. Credo che questo momento di confronto sia fondamentale. Il movimento c'è sempre stato quando si è trattato di parlare di futuro, quando si è trattato di parlare di giovani. Next generation, le nostre future generazioni ci guardano e aspettano da noi risposte. Da noi, da chi è a Roma che partecipa ai lavori del governo, per chi è in Parlamento, ma c'è bisogno di tutti i cittadini e di tutte le cittadine che hanno voglia di mettersi in gioco e che hanno voglia di portare le loro idee. Questo faremo sabato e domenica. Buon lavoro a tutti.